Linea a te, buon pomeriggio al tuo ospite. Un buon pomeriggio che vi giunge dal porto turistico Marina di Pescara. Sì, oggi parleremo di mare, dei dati freschi, freschissimi dell'ART Abruzzo, e lo facciamo con la massima autorità dell'ART, ovvero il direttore generale Maurizio Dionisio. Buongiorno direttore, grazie per aver accolto il nostro invito. Abbiamo alle nostre spalle, direttore, la motonave Ermione, con cui voi portate avanti, direi in maniera egregia, il vostro lavoro, ma io vorrei iniziare proprio dalla sua nomina fresca di direttore generale dell'ARTA da meno di 2 mesi, dunque per lei una nuova, importante e prestigiosa avventura, la possiamo chiamare così? Sì, una nuova e prestigiosa avventura che fa seguito ad un'esperienza già vissuta qualche anno addietro, quindi in realtà un ritorno in una agenzia importantissima di questa regione che già conoscevo e che quindi mi appresto a dirigere con la massima efficienza per garantire al territorio abruzzese i migliori risultati. Direttore, sono arrivati da pochi giorni i dati delle rilevazioni fatte dall'ARTA lungo tutta la costa abruzzese. Mai come questa volta possiamo dire che il mare della nostra regione è così pulito e così blu. Sì, vede 120 punti di prelievo, 35 dipendenti dell'ARTA che si occupano della balneazione per un'opera coordinata e fortemente condivisa con l'assessore all'ambiente nonché vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente. Queste sono le forze messe in campo da ART Abruzzo per garantire un monitoraggio continuo delle acque di balneazione della Regione Abruzzo. I risultati sono soddisfacenti anche in ragione dell'interruzione delle filiere produttive durante il periodo della pandemia. Ecco, lei un po' anticipato quella che voleva essere la mia prossima domanda. La ragione di un mare così pulito, e ci mancherebbe altro, è una bella notizia, deriva anche dal lockdown, dal fatto che per diversi mesi non si è lavorato, le aziende, le imprese, le industrie della nostra regione non hanno lavorato, e questo ha favorito comunque una maggiore pulizia delle acque. È vero, questo è un processo che tecnicamente si chiama un processo di chiarificazione delle acque, ma la finalità di un ente di controllo come l'ART Abruzzo è quello di avere un mare monitorato e pulito anche in presenza di attività antropiche, perché non possiamo pensare che il nostro ambiente sia sano e pulito a discapito delle attività che garantiscono benessere e pace sociale agli uomini. Quindi attività produttive sì, ma sotto il controllo rigido di un ente come l'ART Abruzzo. Siamo ormai quasi nel pieno della stagione turistica, della stagione balneare nella nostra regione. Direttore, possiamo dire che questa è la cartolina migliore per quanto riguarda proprio la stagione turistica. È vero che ci sarà quest'anno, per causa di forza maggiore, un turismo di prossimità, però chi verrà in Abruzzo troverà un mare pulito. Chi verrà in Abruzzo troverà un mare pulito, e tra l'altro con una possibilità ulteriore sul sito istituzionale dell'ART Abruzzo, nel link, nell'area dedicata appunto al controllo delle acque di balneazione, le famiglie potranno verificare il giorno prima di andare al mare o il giorno stesso, indicando addirittura il loro stabilimento balneare, come sarà la qualità delle loro acque. Mi pare un grande passo in avanti per i turisti, per gli abruzzesi e soprattutto per la nostra qualità ambientale. Linea a te, Alfredo, per qualche altra domanda con il direttore che è a nostra disposizione, poi andremo ovviamente a chiudere qui dal Marina di Pescara. Te la linea. Sì, volevo chiedere al direttore in che modo vengono effettuate le analisi e a distanza di quanto tempo poi vengono ripetute, anche per capire insomma come poi leggendo i dati si evolverà la stagione turistica e si evolveranno le analisi che portate avanti. Direttore, ho sentito solo parte della domanda, ma immagino quale ne sia il contenuto. Abbiamo delle attività rutinarie che quindi prevedono periodicamente dei punti di prelievo e sono previsti dalla legge e sono previsti dagli accordi con la Regione Abruzzo. Successivamente questo non toglie che l'ARTA possa effettuare anche delle analisi suppletive laddove ci fosse bisogno, laddove si fosse verificata una sforatura dei due parametri essenziali, e che quindi nasca l'esigenza di individuare se quel superamento dei limiti è solo dovuto a fattori contingenti o in realtà sia conseguenza di un fenomeno più ampio.
Altra domanda che le faccio, nei mesi scorsi, negli anni passati, ma tuttora adesso, si parla della depurazione delle acque che poi finiscono tramite i fiumi in mare. Anche su questo fronte immagino che voi siate impegnati con i controlli e tutti noi ci auguriamo che con il passare degli anni vengano fatti gli investimenti necessari a che i depuratori funzionino in maniera corretta. Sì, è un tema caldo, al di là dell'aspetto climatico di oggi, è un tema caldo quello dei fiumi. Se lei pensa che l'Iri, un importante fiume della regione Abruzzo, è interessato da fenomeni, vengono avvistate schiume e altri inquinanti, e di continuo l'Arta opera per verificare sia a monte che a valle dell'asta fluviale il perché di queste presenze inquinanti. È ovvio che il controllo deve essere esteso anche a quelle attività produttive che effettuano lo scarico, e lo devono fare conformemente alla norma e con apparati che siano il più possibile all'avanguardia. Ultima domanda da parte mia che le faccio, cambiando un attimo argomento, non parliamo più di mare, sì, ma sempre di acqua purtroppo. Le volevo fare una domanda su quello che sta accadendo in questi mesi e in queste ultime settimane per la vicenda di Bussi. Voi avete lavorato tanto sotto il profilo, come Arta, sotto il profilo delle analisi lì a Bussi. È chiaro che credo che anche il monitoraggio prosegua da parte vostra, perché purtroppo lì le sostanze inquinanti, ahimè, sono ancora presenti. Abbiamo un responsabile soltanto sulla questione Bussi, un chimico, abbiamo del personale del distretto di Chieti che si occupa quasi esclusivamente solo di Bussi. Noi condividiamo la posizione assunta dal presidente Marsilio e conseguentemente riteniamo da rigettare la revoca del finanziamento che era stato apprestato alla Regione Abruzzo per le attività di bonifica. Ricordo che questa revoca è stata disposta dal ministro dell'Ambiente e ancora oggi noi non ci riusciamo a capacitare di questo stop ad una importante opera di bonificazione di un sito industriale pesantemente contaminato. Paolo, per la chiusura del collegamento. Sì, per chiudere qui dal Marina di Pescara, una curiosità, direttore, poi l'ultima domanda. Alle nostre spalle vediamo una draga, perché lo possiamo dire, perché i lavori si stanno tenendo anche in questo preciso istante durante il nostro collegamento. È in atto il dragaggio qui della zona antistante il Marina di Pescara. Sì, e tra l'altro i fanghi, i sedimenti sono anche questi oggetto del nostro interesse analitico. Noi abbiamo tra l'altro la motonave Ermione, che è un'eccellenza tra le varie agenzie, perché è talmente unico questo natante che è stato anche oggetto di condivisione con l'ARPA Molise prima e con l'ARPA Marche, perché i nostri colleghi che si occupano di protezione ambientale nelle altre regioni ci chiedono questo mezzo altamente specializzato anche per le batimetrie e altre attività di supporto al mare. E proprio su questo argomento, proprio per chiudere, direttore, voi siete rientrati poche ore fa dal Molise, dove avete collaborato con l'ARPA Molise, dunque con la Regione Molise, per un'importante operazione ambientale lungo il tratto di costa della regione. Esatto, il direttore generale dell'ARPA Molise ha condiviso con me uno schema di convenzione ed è partita la motonave con i suoi tecnici, il capitano, il comandante e altro personale specializzato per supporto anche al Molise, e questo è motivo per noi di grande soddisfazione.